L'Italia e non l'Italia, perché le Italie sono tante. Uno pensa all'Italia a doppia velocità o le due Italie, quelle del nord e quelle del sud. No, le Italie sono davvero tante e non ci sono due velocità, le velocità sono tante. E allora bisogna mettersi in questa prospettiva, cioè nel momento in cui stiamo assistendo di fatto, storicamente, alla fine degli stati nazionali, basterebbe semplicemente il pensiero dell'Unione Europea. Noi dobbiamo passare evidentemente dall'unità d'Italia all'unione delle Italie. Smettiamole di dire meridione d'Italia, perché è una denominazione geografica. Cominciamo a dire Italia del meridione, cioè quell'Italia di cui il meridione è capace. Se devo pensare a un partito, e faccio pure fatica a pronunciare la parola partito, io devo pensare a un partito di movimento dell'unione delle differenze, dell'unione dell'autonomia. Perché per autonomia voglio semplicemente intendere la presa in soggettività di un territorio. Se io penso pure insomma, al movimento delle 5 Stelle, non hanno un progetto politico, sono esattamente degli esattori in borghese, sono dei finanzieri in borghese. Quando guadagni tu, quando sei preso quello, quando macchine c'ha quell'altro, ma questo non è politica. La politica è vivere nel cuore delle situazioni, ascoltare la voce, è la politica dell'intimità, mi piace dire, ma abbiate pazienza, l'intimità è anche, se io devo dire l'etimologia di una parola, l'etimo di una parola è la sua intimità, quella che la parola trattiene nella voce di quanti l'hanno pronunciata e l'hanno costruito come termine. Le parole sono bellissime perché nascondono le voci di chi l'ha pronunciata. Qual è la sua Napoli interiore? La mia Napoli interiore è la Napoli dei napoletani, è la Napoli insomma di Napoli che vince lo scudetto. Lo scudetto non lo vogliamo neanche vincere per la buona ragione che non siamo degli accumulatori che ne vogliamo vincere 30, 40, insomma. Noi lo scudetto lo vinciamo ogni volta che giochiamo. Anche questa è una cultura completamente diversa, insomma. Cioè quelli al nord fanno la collezione degli scudetti. Noi ci scudettiamo ogni volta che facciamo insomma, una partita e ci godiamo quel momento. Siamo queste, siamo una comunità e la comunità, è, pensate un po', è fatta di voci. La società è fatta di scritto, ma la comunità è fatta di voci, è orale. Noi siamo ancora una popolazione che si dà il soprannome.